Buongiorno, giovedì 7 maggio 2020, 8:15 in punto, siamo pronti per iniziare con una nuova puntata di Svegliati Avvocatura, subito dopo il jingle. Scarica la nostra app, Uslo Web Radio, per Apple e Android. Buongiorno ancora, 7 maggio 2020, allora si è inoltrata la prima settimana della fase 2 post-lockdown. Buongiorno nella sala in regia e buongiorno a Stefano Dall'Orto che è con me, condurrà questa puntata per la prima volta in conduzione assieme, Stefano. Sì, è vero, è la prima volta. Sì, sempre la prima volta. Stefano, come state vivendo a Milano questo primo allentamento? E a Milano non molto bene, stiamo vedendo cosa sta succedendo, speriamo tutti che i contagi diminuiscano, non vediamo l'ora di tornare alla vita di tutti i giorni, perché dopo 2 mesi sinceramente la situazione si sta facendo molto difficile. Vero. Verissimo, noi li abbiamo vissuti tutti i giorni molto intensamente. Senti, di cosa parliamo oggi? Quali sono i temi della puntata odierna? Allora, oggi abbiamo un panorama abbastanza vario, come sempre del resto, e quindi cominciamo con un'intervista molto interessante all'avvocato Maria Cristina Merola, che hai fatto tu tra l'altro, che ci parlerà dell'avvocato monocommittente e dei problemi che ci sono stati nei grossi studi a causa del Covid. Poi abbiamo un'intervista di Angelo Marzo all'avvocato Anna Capoluongo del Foro di Milano. Su una questione tecnologica si discuterà di big data e intelligenza artificiale applicata alla sanità digitale. E infine abbiamo una intervista all'avvocato Monica Mandico del Foro di Napoli, la quale si è occupata di un arbitrato finanziario e ha ottenuto un maxi risarcimento dalla Banca Popolare di Bari. Sì, storia la Banca Popolare di Bari, che è storia che teneva banco qualche mese fa prima che iniziasse la questione Covid. Sentiamo allora la prima intervista che hai annunciato, l'ho raccolta io dalla collega del Foro di Milano, una collega che lavorava ormai come monocomittente da tantissimo tempo, come tanti colleghi farlo nella realtà milanese, ma anche in altri studi sparsi in tutta Italia. Arriva il Covid, licenziata via WhatsApp. Licenziata non è una parola a caso, sentite la sua storia. Maria Cristina Merola. Silenzio in aula. Si dichiara il sistema colpevole di lentezza e complicatezza. Con il processo civile telematico, il processo tributario telematico e la fattura elettronica, la giustizia italiana fa un passo importante verso la digitalizzazione. Sistemi, grazie all'esperienza maturata a contatto con i professionisti, offre Studio, il software che permette di gestire con efficienza le attività degli studi legali. Chiamate noi o il più vicino dei nostri partner. Insieme a voi per lavorare, produrre, creare e innovare. Insieme sistemiamo l'Italia. Insieme per ogni soluzione. www.sistemi.com. Benvenuta nella rete dell'avvocatura la collega del Foro di Milano, Maria Cristina Merola. Ciao Maria Cristina. Buongiorno. Buongiorno. Ciao. Maria Cristina, io ti ho invitato perché ho carpito la tua storia da un'intervista che il presidente Vinicio Nardo, presidente dell'Ordine degli Avvocati di Milano, ha raccontato nel corso di un dibattito con Matteo Flora, un esperto in comunicazione. Raccontiamo innanzitutto che quella che è la tua esperienza lavorativa. Tu sei una collega che ha sempre lavorato in grandi studi. Vuoi raccontarci come ti sei formata e qual è la tua esperienza professionale? Sì, allora premetto che io non ho lavorato sempre e solo in questi grossi studi, ho avuto la fortuna di conoscere un po' entrambe le realtà, perché subito dopo la laurea sono andata negli Stati Uniti, ho fatto un master, ho lavorato in uno studio legale a Washington DC e quindi quando poi sono rientrata
ho iniziato effettivamente a lavorare in queste grandi strutture che in quel tempo stavano iniziando proprio ad emergere. Dopo un periodo però in queste strutture mi sono resa conto che mi mancava qualcosa, cioè non riuscivo a imparare effettivamente il mestiere. Io dicevo sempre, le case si costruiscono dalle fondamenta, non dal tetto, quindi in queste strutture ragazzina magari vedevo grandi fusioni, acquisizioni, partecipavo a piccoli pezzetti di una messa integrazione e poi non sapevo fare un decreto ingiuntivo. Quindi mi sono andata a cercare una struttura classica, tradizionale, dove imparare il mestiere, e ho avuto la fortuna di trovare un grande maestro, un avvocato, tra l'altro un fuoriclasse del diritto, noto, molto noto in quegli anni, che aveva una, chiamiamo quelle che ancora oggi chiamiamo boutique del diritto, e sono stata con lui per 10 anni. Mm-hmm. Questo mi ha dato un grosso know-how in materia soprattutto giudiziale, ma non solo, e dopo tutti questi anni quindi sono effettivamente andata a rivendermi in queste grosse strutture, grazie anche al fatto che io sapevo bene l'inglese, non so, l'inglese corrente, parlato, scritto e anche legale. E quindi ho iniziato a lavorare in queste grosse law firm a Milano. Okay. Negli ultimi anni invece, poi proprio negli ultimissimi, ho lavorato in strutture di medie dimensioni, quindi diciamo studi composti da una media di 25-30 avvocati, oltre al personale amministrativo, che quindi sono sempre delle strutture grosse rispetto allo studio tradizionale, ma non sono le grosse law firm di 150-200 persone, adesso ormai ce ne sono anche di più grosse. Posso dire quindi di avere conosciuto un pochettino tutte le realtà. Sì. Devo dire che tra l'altro non c'è una grande differenza tra quella di 100 e quella di 25-30, le modalità di approccio al lavoro, i rapporti con i collaboratori sono più o meno simili. Ok, quindi il lavoro di avvocato, di professionista in queste law firm si sostanzia come libero professionista o come più come lavoratore subordinato? No, beh, gli avvocati, ad eccezione dei soci, devono seguire assolutamente, a prescindere dalla loro età e anche a prescindere, se vogliamo, dal loro grado di esperienza, le medesime regole. Per cui a partire banalmente dagli orari di lavoro, normalmente negli studi si aspettano che inizi alle 9, massimo 9 e mezza, di solito alle 20 ci sono ancora tutti in studio, però sappiamo tutti che tanti vanno avanti a lavorare fino alle 11, a mezzanotte, ecco, però ci sono degli orari di lavoro da cui non si prescinde, poi sì. Bisogna eseguire gli incarichi che vengono affidati dal socio o dal signor di riferimento, non lo so, bisogna giustificare le assenze, bisogna giustificare se prendi un permesso per motivi familiari, perché hai il bambino malato, perché devi andare a fare una visita medica, non è che prendi, esci, entri come se fosse a casa tua, vanno date delle congrue giustificazioni e vanno avvertite le persone di dovere. Okay. Non si partecipa alle decisioni rilevanti, i periodi di ferie ad esempio estivi sono concordati prima, sono di 2 o 3 settimane, dipende dalla policy dello studio, e lo stesso a Natale, non è che uno si prende le vacanze, se le decide e le comunica, no, bisogna concordarle e devono rientrare nei parametri stabiliti dallo studio. Sì, sì. C'è il divieto di avere una propria clientela e quindi di fare una fatturazione autonoma, se hai un tuo cliente lo devi portare in studio e lo studio al limite ti gira una percentuale concordata. A me è capitato, sembra una barzelletta, mi è capitato di vendere la macchina, di fare una fattura, alla fine dell'anno lo studio mi ha chiesto che cos'era quella fattura in più, perché si domandavano se io avevo fatturato, dovevo, non avrei potuto farlo, invece avevo semplicemente venduto la macchina. Sì. Per cui c'è un fisso mensile e sicuramente a Milano, credo anche a Roma, nelle città più piccole mi sembra di no, di aver capito di no, però questo fisso mensile viene pagato anche ad agosto ed è data sicuramente e poi viene data per scontata nello stesso tempo, oltre a tutto ciò però viene data per scontata la disponibilità nei weekend, la disponibilità alla sera se ce n'è necessità, la disponibilità agli spostamenti per le udienze o per le riunioni fuori sede, cioè è un mix di regole, però normalmente questa è la modalità sì. In cui si svolge il lavoro. Ok, senti,
Cosa è successo, cosa è accaduto con all'epoca del coronavirus? Qual è la tua storia che poi ci dirai se è estesa anche ad altri colleghi che si trovano nella tua realtà? Ma dunque, il 4 marzo, se non ricordo male, è iniziata la chiusura del Covid. Il 30 marzo mi è arrivato un WhatsApp con cui lo studio mi ha comunicato che non ha più bisogno della mia collaborazione a partire dalla fine di aprile. Peraltro, qualche giorno prima, una comunicazione simile, ma via email, è stata inviata ad altri tre o quattro colleghi dello studio, alcuni dei quali tra l'altro collaboravano con lo studio da parecchi anni, non so se da 7-8 anni, alcuni con la classica situazione tremenda, mutuo da pagare, figlio piccolo, perché parliamo comunque non di praticanti, ma di professionisti tra i 35 e i 45 anni. E Sì. Senti, quindi questo è quello che è accaduto. questa è successo solo nel tuo studio oppure sai se la cosa sta avendo dimensioni più larghe? Allora, personalmente io non ho esperienza diretta, posso dire quello che sento riferire ed è che gli studi grandi stanno un po' approfittando del Covid per sfoltire gli organici. Quello che mi sconcerta, infatti, è proprio che il fatto che a farlo sono gli studi, tra virgolette, più ricchi, perché in questo momento, voglio dire, se lo fa uno studio piccolo composto da uno o due colleghi che non stanno fatturando e sono proprio fermi, ma comunque devono pagare la segretaria, l'affitto, il collaboratore, tutta una serie di costi e quindi hanno davvero dei problemi, io penso che questo si possa comprendere ed è giustificato. Quello Sì. che mi ha lasciato sconcertato è il fatto che lo possa fare uno studio strutturato, che ha decine di collaboratori e che sceglie non tanto di abbassare temporaneamente i compensi di tutti per salvare le posizioni, ma di eliminare soltanto alcuni, perché allora mi sembra un po' evidente che l'operazione non è giustificabile col Covid, ma in qualche misura un'operazione strumentale, quindi profondamente iniqua. Teniamo Certo. anche conto che, voglio dire, il Covid è iniziato al 4, io il WhatsApp l'ho ricevuto al 30, non hanno fatto passare nemmeno un mese, quindi è difficile parlare di una seria difficoltà. In generale, la situazione del Covid, secondo me, ha evidenziato un po' due cose. Uno, il fatto che la categoria degli avvocati, gli avvocati monocommittenti non hanno alcuna forma di tutela. E credo che a parte i lavoratori in nero, non mi risulta ci siano altre categorie che abbiano una Sì. tale assenza di garanzie. Voglio dire, si tratta di ragazzi, più o meno ragazzi, che allo Stato hanno sia gli svantaggi del dipendente, quindi orari, le ferie, i permessi, il fisso, non possono fatturare autonomamente, e dall'altra hanno gli svantaggi della libera professione, per cui non hanno tutele, nessuna garanzia, se mi ammalo non mi paga nessuno, salvo la buona fede o bontà sua, il mio partner che decide di pagarmi lo stesso se ho un sinistro. Quindi non ho garanzie di preavviso, non ho garanzie di fine rapporto. E questa è la prima cosa che secondo me, cioè, è una situazione che si è andata creando negli anni. Senti, È uno tu. status quo. Col crescere degli studi sono aumentati gli avvocati che lavorano per gli avvocati. Si è formata una sorta di nuova categoria che prima non Esatto. c'era. E Perché. senza tutela. Tu, quando ti è accaduto questo, sei andata a parlare dal presidente Vinnie Cionardo. Cosa gli hai detto? Cosa gli hai chiesto? Io l'ho chiamato, ma in questo senso sono fortunata perché lo conosco, quindi ho potuto chiamarlo e gli ho chiesto di prendere una posizione netta su questo punto, anche perché, come stavo dicendo, questa è secondo me una situazione che si è andata creando negli anni, uno status quo. Un tempo c'era l'avvocato maestro che come un artigiano ti insegnava il mestiere, guadagnavi poco ma prendevi molto. Quando io ho iniziato l'attività guadagnavo tra l'altro parecchio in questi studi e mi sembrava quasi così, di non meritarmeli perché io imparavo tanto. Quando lavoravo col mio maestro avevo veramente un artigiano che mi insegnava il mestiere dell'artigiano. Lui scherzando si definiva sempre un ciabattino che insegnava il mestiere. Ora gli studi pagano poco,
perché non è più la situazione di metà anni 2000 quando si guadagnava tanto. Sì. Gli studi pagano poco e danno anche altrettanto poco, perché sono rarissime in questi grossi studi le figure degli avvocati maestri. In genere non ci sono, non hanno tempo, delegano, non hanno voglia, quindi il giovane prende poco e guadagna anche poco. E non c'è la compensazione. Negli anni, con l'emergere delle grandi strutture, si è creata quindi questa specie di nuova categoria di avvocato che lavora per l'avvocato, che non ha più i vantaggi che aveva quando c'era l'avvocato tradizionale che ti insegnava il mestiere. E quindi tutto aveva un senso, era un do ut des. E nello stesso tempo è rimasta la totale assenza di garanzie. Quindi quando io ho chiamato il presidente, gli ho intanto detto quello che era successo a me personalmente. Ho manifestato le mie perplessità su quella che secondo me è la seconda cosa che è emersa con il Covid, cioè una mancanza di etica profonda della nostra categoria. Non c'è più una deontologia e un'etica come quella che c'era quando io ho iniziato il lavoro, e il Covid l'ha manifestata tutta con questa Senti, modalità di lasciare a casa la gente approfittando della situazione. ti sei sentita come avvocato monocommittente abbandonata dalla politica forense nazionale? Non mi sembra che ci sia una politica forense nazionale su questo punto. Non mi risulta che ci sia. Come ho detto, stiamo vivendo uno status quo che si trascina da anni e che nessuno ha mai preso in considerazione come problema. Perché Perché, secondo te? non è cambiato nulla, è andato sempre peggiorando. Nel senso che fino a metà degli anni 2000, per intenderci prima dell'euro, gli studi erano più ricchi di quanto non siano adesso, questa è la verità, guadagnavano molto. Quindi c'era questa situazione, però noi guadagnavamo anche tanto. Io ricordo che a metà degli anni 90 guadagnavo delle cifre importanti, quindi se vogliamo la mancanza di tutela era compensata da tutta una serie di vantaggi anche economici. Dopo la metà degli anni 2000 e con la crisi, gli studi hanno perso potere economico, pur mantenendolo perché le strutture li hanno, e quindi hanno cominciato a rivalersi sui collaboratori. Io oggi guadagno un terzo di quello che guadagnavo 15 anni fa, che è tanta roba. E quindi, però, mentre il mercato è cambiato, gli studi grossi sono aumentati di numero e di dimensioni, questa situazione si è acutizzata, dall'altra parte non è stato fatto assolutamente niente. È come se non ci si fosse accorti di questa evoluzione. E si è creata come una sorta di nuova categoria, gli avvocati che lavorano per gli avvocati, che devono subire tutta una serie di condizioni perché non hanno tutele. Quindi o è così o resti a casa. E Senti, adesso questo è quello che ho detto al presidente. dopo quello che è accaduto, ancora di più, senza tutele, che cosa farai tu e che cosa pensi che faranno gli altri che come te si trovano in questa condizione? Io gli altri non lo so e non posso parlare per loro. Suppongo che tacciano e cercheranno un'altra struttura dove inserirsi. Personalmente io non ho più intenzione di lavorare per nessuno, nel senso che a parte che sto terminando la stesura di un libro in materia legale, ma non per gli avvocati, non tecnico. E sto cercando di mettere in piedi il mio piano B e possibilmente anche quello C e D. Però sono abbastanza disgustata da questa situazione. Io quello che ho visto in questi anni potrei scrivere un libro di tutto quello che ho visto accadere in queste strutture e sono francamente abbastanza disgustata, quindi non ho più voglia di mettermi in gioco diciamoci la verità, in questo momento per arricchire gli altri. Perché noi siamo pagati poco, si lavora tantissimo. Il trattamento anche a livello umano è di bassissimo livello ed è lì che è questo quello che intendevo quando parlavo di etica che non c'è più. E perché cosa? Per far arricchire gli altri. Quindi anche no, certamente penso che dei provvedimenti andrebbero presi. Andrebbero presi perché veramente è una situazione che va bene, non riguarda una parte della collettività enorme, perché non è un'intera categoria, si tratta degli avvocati che lavorano per gli avvocati. Qualcuno potrebbe ribattere, fatti la libera professione e fai anche tu il tuo studio anziché lamentarti.
Ma siccome questo non è sempre possibile, e comunque prima di arrivare a quello un giovane avvocato deve passare attraverso una pratica legale ed un insegnamento, che peraltro adesso non viene nemmeno più impartito come un tempo, ma va bene, comunque deve passare attraverso una pratica legale, non vedo per quale motivo questa pratica legale debba diventare quasi una penitenza. Sì. Una penitenza, sì, una penitenza per anni. E oltretutto in studi che potrebbero permettersi delle modalità diverse, perché non sono senza strumenti, ripeto, non parliamo dell'avvocatino, mentre invece tutto è lasciato a se stesso e perché è completamente privo di controlli. Certo. Nessuno controlla quello che avviene in queste grandi strutture, e se qualcosa avviene a un dipendente di un'azienda, questo può andare dal giudice del lavoro. Se succede a uno di noi non c'è un riferimento. Esatto. Puoi soltanto startene a casa, quindi è veramente una piccola giungla che si è creata, in cui ognuno fa quello che gli pare e ne subiscono le parti contrattualmente ovviamente più deboli e che magari hanno anche bisogno di lavorare. Esatto, esatto. Maria Cristina, io ti ringrazio per aver condiviso con noi la tua storia, a cui daremo divulgazione, nell'attesa e nella speranza che qualcuno finalmente si faccia carico di questo problema, che nell'avvocatura italiana ormai non è più nascondibile sotto il tappeto. Ti ringrazio e ti auguro... C'è un'ultima cosa che vorrei aggiungere. Certo, prego. Qualcuno mi ha detto, sì, però questi studi medi e grandi ormai sono come delle realtà aziendali, sottostanno alle regole del mercato e quindi è normale che si muovano come le aziende e in base a quello che succede sul mercato. Ecco, io su questo volevo aggiungere una cosa. Primo, in questo momento di Covid il mercato non c'è, nessuno compra, nessuno vende, non c'è mercato. Credo che in un momento come questo dovrebbe vigere invece una politica più solidaristica nei confronti di collaboratori, dipendenti, eccetera, e non una politica di mercato. Perché quando sei in guerra c'è solidarietà, certo, se c'è etica e se c'è morale. In secondo luogo, se è vero che gli studi sono diventati delle aziende che sottostanno alla politica di mercato, allora gli studi devono adeguarsi e assumere dipendenti come fanno le aziende. Certo, e anche trattarli perché... come fanno le aziende. Perché non esiste un mercato che è una giungla, un mercato non regolamentato. Il mercato comunque... C'è una via di mezzo che tutti sanno, esatto, che c'è. Esatto. E tutti guardano dall'altra parte, ma tutti sanno che c'è questa situazione, che spesso questa situazione porta a dei momenti di sfruttamento piuttosto che di iniquità totale. Però è la storia dell'uomo. Però credo che l'ordine degli avvocati nazionale debba esserci a questo scopo, proprio per evitare questi soprusi, non solo per... Insomma. Assolutamente. Niente, volevo solo aggiungere questo. Ancora grazie Maria Cristina, ti salutiamo nell'attesa appunto che qualcuno finalmente si faccia carico di questa situazione. Grazie, un caro saluto, in bocca al lupo, buon lavoro. Grazie, grazie mille, arrivederci. Ciao. News Love Web Radio, la voce dell'avvocatura. Grazie Maria Cristina Merola, una intervista raccolta qualche settimana fa, andata in onda solo oggi, ce l'ha chiesto, avevamo mandato un'anteprima, ce l'ha chiesto la collega, e adesso vediamo che effetto sortirà questa storia. Se ne era parlato nelle scorse settimane, sta accadendo, è accaduto, e questa ne è una testimonianza. Siamo sicuri che è successo anche in altre occasioni, siamo pronti a raccogliere le storie, siamo pronti anche a raccogliere eventuali repliche o eventuali iniziative che gli organismi, associazioni vorranno intraprendere su questa vicenda. Andiamo avanti, Stefano, a te per il lancio della prossima intervista. Allora, passiamo alla prossima intervista, l'avevamo già annunciata, l'avvocato Anna Capoluongo del Foro di Milano. Lei ci parlerà dei big data e dell'intelligenza artificiale applicata alla sanità digitale. L'intervista di Angelo Marzo, Ornella, puoi mandare il contributo. Uslo Web Radio, la radio dell'avvocatura, da colleghi a colleghi.
Buongiorno alla collega Anna Capolongo. Buongiorno Angelo, buongiorno. Allora, Anna, qual è il ruolo dei big data e dell'intelligenza artificiale nella sanità digitale, soprattutto in questi periodi, quanto mai necessario avere predizioni, diagnosi precoci, trattamenti sanitari, no? Esatto, sì. Io mi sono occupata di questo cercando di capire l'applicazione effettiva dell'intelligenza artificiale in contesti emergenziali come quelli del Covid, quindi la sua potenza di calcolo applicata alla prevenzione, al trattamento di infezioni e di epidemie. E quindi due sono stati i quesiti che mi sono posta: come questi sistemi possono essere concretamente d'aiuto e in quali ambiti sostanzialmente. E quindi per me la risposta al primo quesito è il passaggio dai big data agli smart data, perché i big data sono già realtà sostanzialmente. Certo. Pertanto, secondo me, il focus sta nel passare da una mole, diciamo, enorme di dati a dati selezionati, quindi puntare alla qualità dei database, perché solo dei dati accuratamente selezionati, acquisiti e gestiti correttamente, anche attraverso il rispetto di tutti i principi privacy, può produrre delle evidenze valide che a loro volta poi sono capaci di ridurre al minimo il rischio di errore, che per privacy noi intendiamo magari data breach, ma che rilevano anche in termini sanitari, perché chiaramente dei dati più precisi e più attendibili fanno la differenza, lo stiamo vedendo in questi mesi. Noi abbiamo quindi una parte che è, diciamo, programmatica o comunque informativa, e l'altra parte deve essere di carattere predittivo, no? Sì, assolutamente. Infatti gli ambiti in cui incide l'intelligenza artificiale in realtà sono quattro: la predittività, la business intelligence, la diagnosi precoce e il trattamento. Allora, se parliamo di predittività, stiamo parlando di proiezioni di tipo probabilistico, di modelli predittivi. Io parlerei di algoritmi di knowledge extraction, cioè noi abbiamo tramite l'intelligenza artificiale riusciamo a estrapolare una nuova conoscenza da dei dati che già abbiamo. Quindi magari riusciamo a trovare nuovi segnali sull'insorgenza di malattie o individuare delle correlazioni che non erano ancora note. Se invece pensiamo all'ambito della business intelligence, stiamo parlando di analizzare l'efficacia, l'impatto dei dispositivi innovativi, quindi la sostenibilità del sistema mediante questi strumenti che ci aiutano a utilizzare più efficacemente le risorse che abbiamo a disposizione. Quindi è interessante anche quest'ambito. In particolare, quali sistemi ti hanno attratto, soprattutto per esempio per quello che poi è più comunemente detta l'app per smartphone, no? Sì, guarda, le applicazioni sono state veramente tante, sia in USA, sia in Cina, che ha dato vita a tantissime anche app relative alla sanità, anche di contact tracing. Qua in Italia abbiamo visto ancora nell'occhio del ciclone l'app Immuni, ma anche quella che è la collaborazione tra Apple e Google, no? Che hanno sviluppato la tecnologia che sta al di sotto a queste app di tracciamento dei contatti, quindi lavorano sull'interoperabilità dei sistemi operativi. Ma ce ne sono altre. C'è quella delle PFL, ad esempio, la Scuola Politecnica Federale di Losanna, non è una contact tracing, però promette di riuscire a capire se si è affetti da Covid sulla base del suono della tosse, quindi dovrebbe essere anche abbastanza anonima, però al momento l'affidabilità è del 70%. Se no c'è quella di Alibaba, ecco, quella mediante TAC in 20 secondi addirittura. Ma le applicazioni sono state veramente, veramente tante. Anche da un punto di vista di trattamento, sono interessanti gli utilizzi dell'intelligenza artificiale. E non solo nel sanitario, ma anche nel farmaceutico, dove l'intelligenza artificiale sta avendo grandi momenti di lustro, ecco. Quindi diciamo che noi ancora in Italia queste applicazioni sono ancora un po', diciamo, le guardiamo con attenzione, ma ancora non le abbiamo implementate da noi. E un'ultima cosa che ti volevo chiedere, Anna, Ma in realtà quale... però Sì, no, mica dimmi, dimmi. tanto. In realtà non tanto. Abbiamo a Treviso l'altro giorno, è Ah, partito il ecco. test del drone per misurare la temperatura sopra i 37 gradi e mezzo. Ah. Abbiamo dei chatbot, quindi degli agenti Sì. intelligenti che simulano le conversazioni, aiutano i medici quindi, e i pazienti anche, almeno in una prima fase
ipotesi della malattia, anche delle piattaforme di telemedicina. Sì, non siamo così indietro. L'ultima cosa, cioè, diciamo che forse la risposta dovrebbe essere ovvia, ma noi abbiamo sempre questo problema, no? Questa spada di Damocle che è la tutela dei dati personali, e in materia sanitaria è più stringente la politica, no? In questo senso. Quali sono le attenzioni a questo punto? Assolutamente, e in questo periodo poi in particolar modo, perché si sta chiedendo alla privacy di fare, diciamo, un passo indietro verso la compressione un po' dei diritti degli interessati a fronte dell'eccezionalità della situazione. Alcune basi di liceità ce le dà la normativa anche nazionale, il GDPR, il considerando 4, l'articolo 9, l'articolo 82 del codice privacy, ma sicuramente, siccome parliamo di big data, parliamo di dati personali particolari, quindi con tutto ciò che ne può derivare sotto i profili di risarcimento, responsabilità, danno reputazionale. Quindi il fulcro sicuramente sarà il balance test, quindi il bilanciamento tra l'interesse legittimo del titolare del trattamento e i diritti dei singoli. Bene, Anna, grazie di questo tuo cortese intervento e una buona giornata a te. Grazie a te, ciao. Uslo Web Radio, la voce dell'avvocatura. Grazie allora alla collega Capoluongo. Cambiamo argomento, torna nelle nostre frequenze la collega Monica Mandico, Foro di Napoli, a parlare di bancaria. È una vicenda relativa alla Banca Popolare di Bari. Ai clienti è stato accordato un maxi risarcimento dall'arbitrato bancario e finanziario. Sentiamola, Monica Mandico. Hai qualcosa da dire? Hai qualcosa da dire? Contattaci webradio@uslow.it. Buongiorno a Monica Mandico. Monica, abbiamo saputo del successo tuo e di altri colleghi nell'arbitrato finanziario per un maxi risarcimento nei confronti della Banca Popolare di Bari. Parlacene. Buongiorno a tutti. Ciao Angelo, ben trovato. Spero che state, insomma, tutti bene, tutti i radioascoltatori. Ti ringrazio Angelo per la domanda e per diciamo questo momento di messa in evidenza di questo provvedimento che abbiamo ottenuto dall'arbitro delle controversie finanziarie relativamente al risarcimento danni per 100.000 euro imposto alla Banca Popolare di Bari per un risparmiatore tradito fondamentalmente. Come sapete, la Banca Popolare di Bari, banca del territorio, è una banca che in questo momento è in commissariamento, c'è un procedimento penale in corso. Insomma, indagini ancora probabilmente da espletare, da integrare. Fatto sta che noi abbiamo, come studio legale Mandico e Partners, abbiamo assistito una giovane signora di circa 45 anni che, essendo correntista della Banca Popolare di Bari, viene indotta praticamente a trasformare il suo investimento sicuro basato su polizze, quindi un profilo conservativo, no? E quindi un profilo basso, anche perché la signora non ha nessun tipo di conoscenza relativamente agli investimenti o comunque ai derivati o titoli azionari e obbligazionari, per cui viene indotta, viene convinta dal bancario, dal funzionario a cui lei in qualità di consulente si rivolgeva per la gestione del suo patrimonio, e questo la induce fondamentalmente a disinvestire le polizze che lei aveva tenuto in vita versando tutti i risparmi, appunto, dei suoi sacrifici per destinarli a
alle figlie, al futuro delle figlie e al percorso universitario. Fatto sta che questi soldi vengono disinvestiti e questo bancario la induce ad acquistare solo azioni e obbligazioni del prodotto Banca Popolare di Bari, cioè nemmeno diversificati. C'è proprio quindi in una fase precontrattuale una negligenza, una violazione di ogni principio di correttezza, buona fede, perché fondamentalmente la signora non era assolutamente consapevole di comprare carta straccia, di comprare titoli illiquidi, ma anzi era stata indotta, era stata convinta del sicuro investimento e del fatto che sicuramente le figlie avrebbero avuto un risparmio messo da parte dalla madre sicuro. Invece si sono ritrovate a perdere tutto, perché le azioni non possono attualmente essere vendute sul mercato, non valgono un bel nulla. Per cui il giudice, voglio dire l'arbitro, scusatemi, non il giudice, ma l'arbitro delle controversie finanziarie, a seguito del percorso del procedimento in stragiudiziale che abbiamo attivato, quindi con reclami, controdeduzioni, è stato un contraddittorio abbastanza articolato, fatto di diversi scritti, è giunto quindi a decretare l'accoglimento del ricorso e ad accettare la nostra richiesta di risarcimento danni per 100.000 euro. Oltre interessi legali dalla data della decisione fino al soddisfo, e ha altresì condannato poi a versare alla Consob, la Banca Popolare di Bari, il versamento di 500 euro. Per cui per il momento il provvedimento si è avuto qualche giorno fa, che ha avuto un clamore notevole un po' sui vari giornali che si occupano della materia, e è certamente uno dei provvedimenti che riconosce un maxi risarcimento a dei risparmiatori. Io tutelo anche altri risparmiatori, speriamo che questo, ecco, sia l'inizio di qualcosa. Ora vedremo ovviamente cosa succederà, se effettivamente la Banca Popolare di Bari effettuerà questo versamento entro 30 giorni o in conseguenza della pandemia verrà rinviato, o se si rifiuterà di effettuare questo pagamento. In ogni caso noi agiremo poi di conseguenza. Uslo Web Radio, la voce dell'avvocatura. Grazie anche a Monica Mandico. Allora si conclude qui questa puntata. Grazie da parte mia a tutti gli ascoltatori. Continuate a seguirci gli approfondimenti. Staremo accanto agli avvocati italiani per informare e dar loro voce come di consueto. Grazie Ornella Sala, grazie Stefano per aver condotto con me questa puntata. A te per i saluti finali. Sì, un saluto anch'io a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori, e ci risentiamo alla prossima puntata. Libertà e diritto per diffondere giustizia. È con la passione che si raggiungono i grandi traguardi e le frequenze di Uslo Web Radio pulsano di amore per la nostra professione. Questa è la radio degli avvocati che parla agli avvocati. In onda ogni giorno tutte le novità normative, gli approfondimenti e le interviste sui temi di attualità passano da qui. Uslo Web Radio, il vostro appuntamento quotidiano con la giustizia.